Bisogni e risposte di salute nelle aree interne, questa è la denominazione di un corso di formazione e di aggiornamento che è stato promosso a livello nazionale da Cittadinanza Attiva nell'ambito della sua scuola civica di alta formazione, in particolare diritti e partecipazione in sanità. La sede è quella del centro congressi La Fortezza, dove l'associazione Progetto Valtiberina ospita in questo caso questa importante iniziativa che si svolge ai più alti livelli nazionali del settore. Noi abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti e degli animatori di questa manifestazione per capire le aree interne, vale a dire quelle più disagiate, quelle di montagna come Casentino, Valtiberina Toscana e tante altre, sono appunto interessate da necessità specifiche che spesso però ancora non hanno trovato risposte del tutto adeguate dalle amministrazioni centrali. Dunque c'è un movimento di decentramento delle risorse che parte dall'Unione Europea, arriva allo Stato italiano e passa per le regioni e appunto per le aree interne che sono di recentissima formazione. Il senso di questa iniziativa è riconoscere che nell'area interna c'è un forte problema di disuguaglianze rispetto alle altre aree del nostro paese, perché sono aree dove i servizi, quelli legati alla sanità, alla mobilità, sono meno garantiti rispetto al resto d'Italia. E quindi lavorare per la lotta contro le disuguaglianze, ma anche il senso di affermare che in queste aree il protagonismo dei cittadini, delle comunità, delle istituzioni è particolarmente importante e già esistono tantissime esperienze e buone pratiche che possono fornire una risposta al superamento dei bisogni di salute e al soddisfacimento dei diritti dei cittadini ad avere una salute di qualità. E questo è uno degli obiettivi di Cittadinanza Attiva. Che cos'è Cittadinanza Attiva? Questa è esattamente la missione di Cittadinanza Attiva, perché Cittadinanza Attiva è un'organizzazione che esiste dal 78, che come prima area di attività si è occupata di salute dei cittadini e che in questo momento si sta concentrando moltissimo da una parte sulla lotta alle disuguaglianze come componente anche del forum delle disuguaglianze e dall'altra, come nella sua missione, sulla promozione dell'attivismo dei cittadini, quindi di tutte quelle forme in cui i cittadini, mettendosi insieme, lavorano per l'interesse generale e per soddisfare bisogni e diritti che sono di tutta la comunità. Ecco, voi lavorate su tutto il territorio nazionale? Noi lavoriamo su tutto il territorio nazionale, anzi questa è un po' una nostra particolarità, quella di essere fortemente radicati sul territorio, ed è per questo che le aree interne costituiscono per noi anche una scommessa, perché come organizzazione siamo soprattutto presenti nei centri più piccoli del nostro paese. Come avete scelto e quale rapporto avete con Cittadinanza Attiva? Ma Cittadinanza Attiva è una delle organizzazioni civiche più importanti sul territorio, si occupa di sanità da sempre, loro sono il Tribunale del Malato e con il progetto Valtiberina è nata, diciamo, una collaborazione proprio finalizzata all'approfondimento del tema delle aree interne. Per Cittadinanza Attiva, così come per noi, questi collegamenti, no, tra livello nazionale e livello territoriale sono fondamentali e siamo molto contenti che abbiano deciso di fare qua questo corso di formazione, perché se osserviamo anche il livello delle persone che vengono a parlare, si tratta dei massimi esponenti a livello nazionale di tali problematiche. Quindi riteniamo che sia un'opportunità fondamentale per formare gli operatori della zona, per fare un passo avanti nella comprensione che poi la sanità, soprattutto nelle aree interne, non è solo un tema sanitario, ma è un tema molto spesso, direi anche prevalentemente, sociale, e quindi quantomeno vanno messi insieme questi due aspetti socio-sanitari. Ecco, tutto ciò, mi pare di capire, rientra perfettamente nel concetto di crescita qualitativa, che è una delle vostre missioni principali. Beh sì, appunto, e anche nel concetto di attivazione, no, dei cittadini, perché nelle aree interne non si può solo aspettare da terzi le soluzioni ai problemi, ma ci vuole una sorta di mobilitazione. Noi stiamo collaborando anche con Valtiberina Autismo, l'ultimo incontro l'abbiamo fatto proprio con i genitori dei ragazzi che si trovano in una situazione di difficoltà proprio perché su Sansepolcro possono venire a mancare determinati servizi che magari nella città hai, e quindi da una parte
parte riconoscere questi problemi, muoversi insieme per aiutare a risolverli, dall'altra magari stringersi attorno a livello civico, perché solo attraverso quello famoso concetto che Zamagni chiamava la sussidiarietà circolare, cioè attraverso un'attivazione dei cittadini, degli enti, delle imprese, si possa dare una mano a risolvere problematiche che sono molto spesso più drammatiche di quanto non si pensi. Quali sono le emergenze principali, per esempio, del suo territorio, che è un'area interna di particolare suggestione, fra l'altro? Assolutamente, infatti l'Unione dei Comuni del Casentino è proprio il capofila della strategia e lavora in stretta sinergia anche con l'Unione dei Comuni Montani della Val Tiberina. Sicuramente alcuni degli aspetti fondamentali legati alla strategia delle aree interne di particolare interesse per i nostri territori sono appunto quello legato alla sanità, di cui parliamo questa mattina, ma anche quello legato ai trasporti, che sono due, diciamo così, i talloni d'Achille dei nostri territori, delle aree interne in generale, che proprio per la loro conformazione geografica rendono complicato attuare un'adeguata strategia in senso sanitario, quindi in maniera capillare andare a rispondere ai bisogni di tutte le zone, anche quelle più marginali, e di conseguenza, strettamente legato a questo, c'è il tema dei trasporti, per i quali dobbiamo andare a individuare delle strategie che siano più possibile innovative, perché sicuramente a oggi il metodo che abbiamo individuato, che è quello del trasporto pubblico inteso in maniera tradizionale, forse non è quello che in maniera migliore risponde alle esigenze. Quindi dobbiamo andare a pensare a metodi innovativi, ad esempio a un trasporto fatto a domanda in maniera puntuale e capillare, ma poi ci sono anche tanti altri aspetti legati a cultura, legati a l'istruzione, che sono di grande importanza per permettere ai nostri giovani di continuare a restare sui nostri territori, nelle aree interne, creare sviluppo, creare cultura, creare lavoro. Ecco, questa scuola civica di alta formazione coniuga la partecipazione di due realtà differenti ma appunto collegate, che sono gli esperti di alto livello nazionale come minimo e una vasta partecipazione di realtà dal basso della società civile che intervengono per apprendere e interloquire con gli esperti stessi. Come guarda la sua amministrazione a iniziative di questo tipo? Il tema della partecipazione e della collaborazione è un tema importante a cui l'Unione dei Comuni del Casentino lavora in maniera attiva, ma anche il mio stesso comune. Credo che oggi la cittadinanza sia sempre più informata e sia sempre più desiderosa di partecipare, e quindi è un dovere delle istituzioni interloquire, ascoltare, elaborare, riflettere e di nuovo condividere quelli che sono gli esiti dell'elaborazione per dare le migliori risposte. Sindaco Cornioli, le aree interne, la Val Tiberina Toscana ne fa parte integrante naturalmente, hanno bisogno di risposte molto precise, molto concrete, molto dettagliate, forse più delle aree metropolitane, eccetera. Come trovare alleanze, quali obiettivi comuni si possono identificare con le altre entità pubbliche e private anche qui presenti? Sì, questo progetto delle strategie di aree interne nazionali, che è stato calato nel territorio, ha dato origine a questa area interna, Casentino-Valtiberina, ai Monti dello Spirito, Toscana di Appennino. Con il Casentino ci sono delle affinità, perché le esigenze dei comuni di montagna che fanno parte e insistono proprio all'interno della strategia, e qui in Val Tiberina Toscana sono i comuni di Caprese, Michelangelo, Sestino, Piave Santo Stefano e Badiate d'Alda. Dunque questi quattro comuni di montagna, che assieme ad altri sei comuni di montagna, avranno delle opportunità per valorizzare il proprio patrimonio, far sì che ci sia una permanenza di invertire questo spopolamento delle montagne, chiamiamolo in questo modo, e con dei percorsi che siano quelli dell'educazione culturale, economici, eccetera. Questa mattina parliamo di bisogni della salute, dunque anche dare un servizio sulla salute nei territori è fondamentale e importante. Dunque pensiamo dalle attività domiciliari al sostegno pediatria di iniziativa, tutta una serie di progetti che vengono da lontano, ormai sono
quasi 5 anni che furono pensate, alcuni anni che sono state progettate e in questo momento vedono partire, perché ormai è tutto pronto e partiranno queste iniziative. Dunque soddisfazione per aver portato alla partenza questo progetto, e questa mattina ci sarà anche un confronto con esperienze a livello nazionale e con la presenza dei responsabili nazionali delle aree interne che qui a San Sepolcro si confrontano, e la Valtiberina e Casentino porterà la propria esperienza. Come guarda lo Stato in questa fase storica alle aree interne e alle loro necessità? La strategia nazionale delle aree interne è al momento in piena attuazione. Come sapete, abbiamo selezionato 72 aree nel paese, e più o meno circa 40 hanno chiuso la loro strategia, la metà di queste sono in piena attuazione, con le altre 30 stiamo lavorando. Abbiamo fatto la scelta di lavorare gradualmente, e le problematiche, le esigenze di queste aree sono tantissime. Lo sapete che l'attenzione dello Stato e delle regioni è concentrata sul forte spopolamento che molte di queste aree sperimentano. Noi stiamo facendo molto leva sul ruolo del sindaco, quindi delle amministrazioni locali, spingiamo i sindaci ad associarsi, questa è la prima cosa. I sindaci, quindi le aree che noi selezioniamo, diventano sistemi intercomunali permanenti, quindi i sindaci si associano almeno su 2 funzioni principali e poi fanno delle scelte di sviluppo socio-economico, e cerchiamo di spingerli verso la costruzione di una strategia e quindi di un accordo di programma quadro, che è lo strumento che li porta in attuazione, di progettazione quindi integrata e intelligente su settori che possono essere settori economici come l'agricoltura, come il turismo e anche attraverso il miglioramento dei servizi. Oggi infatti la giornata è dedicata proprio ai servizi sanitari, che sono al cuore ovviamente dei bisogni dei cittadini delle aree interne. Ecco, in questo settore specifico ci pare di capire dal contesto in cui ci troviamo che la partenza dal basso sia fondamentale, così come l'occhio delle istituzioni, ma anche come iniziative come quelle di cittadinanza attiva. Assolutamente, noi lavoriamo con sindaci e comunità, come dico sempre io, e quindi iniziative come queste sono fondamentali. L'alleanza con cittadinanza attiva sulla strategia nazionale delle aree interne è sempre stata molto forte. Come sapete, noi partecipiamo a tante delle loro iniziative e loro sono per noi fondamentali proprio quando andiamo sui territori e costruiamo le strategie. Noi le strategie le costruiamo con le comunità. Su ogni tematica ci sono dei focus group, degli incontri dove noi, tematica per tematica, nel caso della salute, incontriamo pazienti, medici, farmacie, ovviamente aziende sanitarie, assessorati alla salute con i rispettivi uffici regionali, quindi si tratta proprio di incontri di concertazione. E i bisogni vengono espressi dal basso, dopodiché ognuno deve fare la sua parte, quindi le istituzioni devono essere in grado di costruire delle risposte condivise. In questa fase di questo processo di ampia progettazione, qual è il criterio fondamentale di distribuzione delle eventuali risorse finanziarie? Le risorse sono già, diciamo, state decise quando si viene selezionati in strategia. Ci sono 3,7 milioni di euro a disposizione per ciascuna area dei servizi, dopodiché dentro i programmi comunitari sono state messe X risorse a disposizione delle aree. Tutto questo lavoro è stato fatto quando è stato costruito l'accordo di partenariato, quindi più o meno le risorse sono definite. Ovviamente il lavoro col territorio può indurre a nuove necessità e ci sono ovviamente, come immaginerete, dei paletti dovuti a quelle che sono le risorse disponibili. Però insomma io non registro al momento nella strategia un problema di risorse, c'è, mi direte, invece un problema di capacità di progettare, perché le idee sono tante, le esigenze pure, la capacità di portare a maturazione, progettazione adeguata e metterla in pratica in maniera giusta, quella su quello c'è da lavorare. Le aree interne sono aree particolarmente problematiche per quanto riguarda la possibilità delle comunicazioni e quindi dell'accesso anche alle offerte in termini di bisogni che ecco, nelle nuove riorganizzazioni per quanto riguarda le specialistiche vengono centralizzate nelle situazioni in cui c'è maggior possibilità di risposte qualificate, no? Quindi
attuali aree interne, insomma, nella riorganizzazione prevedono una alta integrazione tra il sanitario e il sociale, proprio per cercare in questo momento storico, no, in cui le risorse sia sanitarie che sociali vengono ridotte, di trovare delle sinergie attraverso le collaborazioni e la costruzione di reti sempre più efficaci tra il sanitario e il sociale e la popolazione generale, le associazioni del territorio. Quindi, ecco, la ricerca che stiamo facendo in questo momento è quello di costruire delle convenzioni sociosanitarie molto efficaci, che coinvolgono tutte le gli stakeholders, insomma, del territorio interessati allo sviluppo della comunità locale e a proporre risposte in termini di salute ai cittadini del territorio.